l'inferno dentro il cuore mio. Ti penso troppo, amore mio. Non posso più vivere senza di te. La cantina Conti Zecca, vi do il benvenuto nella nostra enoteca. Io do solo appunto esordi d'apertura e ci tengo a ringraziare prima di tutto voi tutti presenti e poi coloro insomma che hanno voluto la presentazione di questo libro nella nostra struttura e nella nostra cantina. Noi cerchiamo sempre di abbracciare queste iniziative non, che non sono solo culturali ma che riescono a regalare insomma emozioni, quindi non si arricchisce solo il bagaglio culturale ma proprio insomma il proprio vissuto. Quindi io ringrazio Angelo, Elio, insomma le autorità anche presenti e ci fa molto piacere. Quindi passo subito la parola a Elio e vi auguro buona serata, spero insomma che possiate godervela. Io chiedo subito la parola al sindaco e poi al prossimo perché ci sono altri impegni, però consentitemi prima di ringraziare il Conti Zecca per l'ospitalità che tra l'altro di sabato pomeriggio hanno fatto l'eccezione di ospitarci. Io li ringrazio e passo subito la parola al sindaco. Grazie, buonasera. La terza presentazione che seguo in questa bellissima cornice, è stato fatto un lavoro molto interessante qui, coniugare la tradizione vinicola con la cultura, la poesia, la letteratura e il romanzo come in questa serata. Quindi vengo qui sempre con grande piacere. Mi dovete scusare perché siamo impegnati sia io che Cosimo con la manifestazione che c'è in corso alle Verano nel centro storico di Verano in Fiore, anzi ne approfitto per invitarvi dopo la presentazione se volete fare questa passeggiata alle Verano nel centro storico per godere di uno spettacolo veramente molto interessante. E ho conosciuto Angelo la settimana scorsa, ha avuto il pensiero gentile di portarmi il suo libro, mi ha raccontato di questa storia molto intrigante, interessante e anche molto dura da quello che ho potuto intuire. Ho cominciato a leggere il libro, non l'ho finito, quindi avrei voluto questa sera veramente ascoltare il racconto di questo interprete che ha raccolto questa testimonianza particolarmente dura. Purtroppo non lo posso fare, ci sarà un'altra occasione, quindi perdonatemi ancora e vi ringrazio, buona serata a tutti e se lo riterrete insomma opportuno venire a trovarci questa sera del Verano nel centro storico. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie. Grazie Elio, ritorniamo con un piacere in questa location e come Gal fa piacere ritornare perché come diceva il sindaco si è riusciti ad unire la cultura e la cultura insieme con una bella rassegna di brindisi d'autore e non solo, ed è una testimonianza importante di come effettivamente il nostro territorio attraverso l'identità non soltanto in questo caso di collegata con il vino può esprimere sentimenti interessanti di crescita culturale enorme. È qualcosa di straordinario. Qualcosa di straordinario partecipare alla presentazione dei libri, entrare nel merito degli stessi, sentire le pulsioni e i sentimenti che ovviamente attraverso alcuni versi, attraverso gli scritti di alcuni autori riescono a trasmettere a tutti noi. E questa sera è particolare perché il libro di Angelo è significativo, non è il primo, lo sappiamo benissimo, e quando il presidente Elio Leo ci ha telefonato per coinvolgerci, da subito abbiamo detto di sì perché
eravamo reduci del laboratorio sulle migrazioni dell'AVE, dove fra l'altro, come vedete in questo filmato, che non sta girando ovviamente, però è un filmato a tutti gli effetti, è un filmato dove Angelo è protagonista, su indicazione proprio del sindaco San Giraschino, che ringraziamo non solo perché sarà testimone questa sera, ma per quello che sta dando a tutto l'intero territorio. E Angelo è protagonista in un cortometraggio che fra l'altro si è classificato tra i primi ed è ovviamente patrimonio al Museo di Quadro Tatino in Umbria, e siamo usciti vincitori. Racconta la sua storia di migrante insieme a tanti altri migranti, tra i quali anche gente di Reverano, dei 9 comuni allora del Galateo d'Albero, perché c'è stato proprio un progetto di cooperazione interterritoriale che riguardava le migrazioni, e la scelta è caduta su alcuni amici che portavano con loro questo bagaglio di sentimenti, ma soprattutto quei sentimenti che volevano trasferire a tutti i costi. E questo libro poi è importante perché lui fra l'altro l'ha dedicato alle donne, soprattutto a quelle che hanno subito e continuano a subire violenza, e durante il periodo dell'emigrazione le donne sono state ancora di più parte di quell'anello debole delle nostre comunità che si sono trasferite altrove, ma dal Belgio alla Germania e ovunque. Noi abbiamo voluto lavorare su questo laboratorio e parte di questo filmato è stato anche su Rai 2 con Notizie Inglesi Viaggiare, quindi è un'importante e significativa azione che sta effettivamente a mettere in evidenza in maniera significativa come le persone come Angelo possono effettivamente portare alto appunto e trasferire alle nuove generazioni tante di quelle situazioni che noi non conoscevamo o che questi non conoscono. Pochi sanno, tutte le trovavamo l'altra mattina vicino al bar insieme a Delio, insieme al colonnello Politano, insieme ad altri amici dell'Anti, quando parlavamo delle rimesse degli immigrati, e un intero quartiere di Leverano fu proprio quasi costruito con le rimesse degli immigrati che stavano in Germania, in Svizzera, in Francia e altrove. Beh, la memoria non può essere memoria corta, e allora unire tutto ciò è collegato anche con uno sviluppo importante, ecocompatibile, sostenibile, uno sviluppo differente, come stanno facendo i Conti Zecca, che noi ringraziamo non solo perché ci ospitano questa sera, ma per quello che rappresentano nel mondo, perché effettivamente poi loro rappresentano, sono gli ambasciatori rispetto ad alcune questioni, ma soprattutto l'espressione del nostro territorio. Loro attraverso un'etichetta, attraverso un bicchiere di vino, non vendono solo il vino, vendono il nostro territorio. E nel territorio ovviamente c'è il condensato, anche se può sembrare di una mescolanza quasi disordinata, di una mente quasi disordinata, di quello che è stata una grande storia. Dall'occupazione delle terre d'Arneo all'emigrazione ad uno sviluppo che veramente sta portando grande successo. Grande successo. In sala c'è Alessandra, che è espressione di momenti letterari forti del nostro territorio, c'è Tommaso, che rappresenta non soltanto il momento letterario degli ultimi tempi del suo quotidiano vivere, ma soprattutto rappresenta lo sviluppo di quello che è stato ovviamente anche la crescita culturale, perché adesso stasera è facile parlare in Piazza Roma di Art Fleurist, quando qualcuno in tempi non sospetti ne è stato testimone, Mazzi è stato il grande maestro. Ecco, allora Angelo è l'occasione buona e importante per dircele queste cose. È chiaro che non tocca a me entrare nel merito, perché poi tra l'altro come diceva il sindaco fra poco anch'io, però stavo un pochino ad ascoltare, dovrò anch'io andare in quella sala per il premio che devo essere consegnato, e dobbiamo essere grati all'Anfi, perché l'Anfi sta effettivamente continuando a lavorare penetrando sul territorio e cercando di far crescere tante di quelle questioni, soprattutto di crescita sociale. E all'Anfi noi diciamo grazie, tramite il suo presidente, a tutti gli iscritti, a tutti i soci che ci coinvolgono e che da sempre ci hanno coinvolto. Io sono stato uno dei primi loro testimoni, tra l'altro grato per essere anche socio onorario nominato a livello nazionale grazie a questa bella associazione.
e all'associazionismo, che rappresenta veramente il profumo dei mille petali del volontariato. Noi dobbiamo e dobbiamo continuare veramente a dire grazie, come dobbiamo dire grazie a questi amici che si cimentano con i loro pezzi ad arricchirci e a farci crescere culturalmente. Grazie ancora. Grazie. Soso, perché è socio benemerito, quindi poi c'è stato sempre vicino sin dalla nascita, sin dal 2008, dall'inaugurazione, una bellissima cerimonia, non voglio dire storica, ma quasi. Passiamo alla presentazione del libro. Libro che, Santina, sono anni che ne sento parlare, perché con Angelo facciamo volontariato. Facciamo volontariato insieme presso l'ospedale di Copertino e parlava sempre di Santina, nonna. E qui dopo tanti... E allora finalmente vedo il libro, che poi tra l'altro Angelo ha descritto benissimo la Calabria, perché io ho vissuto 8 anni in Calabria e ce l'ho nel cuore. Ed è vero, quasi tutta la Calabria davanti al mare, alle spalle della montagna, ed è bellissima. E quindi mi fermo qui. Passo la parola alla professoressa Santina Schi, del sindaco di Copertino. Grazie di essere intervenuti qua, grazie anche a chi ci ospita e un grazie particolare al mio amico Angelo, che anche questa volta ha voluto alcune sue amiche donne a presentare questo suo nuovo romanzo. Io ed Angelo siamo amici da tanto tempo, da quando lui è rientrato in Italia e mi fece dono di una sua raccolta di poesie. In questa raccolta io ho iniziato a conoscere Angelo e a capire la sua predisposizione all'empatia, ad entrare nello spirito umano e a capire anche i sentimenti delle persone, specie quelle del mondo femminile. Tanto che ognuno dei suoi romanzi è destinato ad una donna, e racconta di una donna. Nel Cowboy, uno dei suoi primi romanzi, parla di una giovane ragazza, una donna ancora molto acerba, dove proveniente dal sud d'Italia decide di emigrare per cambiare la propria condizione di donna, tanto che viaggia, va all'estero e la stravolge questa vita. E lì vediamo una ragazza, una giovane donna che come un treno decide di seguire una strada e non si guarda mai indietro. In Erna d'Assal, l'altro romanzo che poi ha scritto subito dopo, invece affronta un tema di una donna molto travagliata e di una donna assai complessa e complicata, che decide di seguire il cuore quando forse ormai è troppo tardi. Adesso nell'Interprete la storia cambia completamente, parla di Santina, che è la sua vera protagonista del romanzo. Santina, che è anche lei una donna del sud, che però vive una vita fatta di sopruse e continue umiliazioni. Queste umiliazioni nascono sin dai primi giorni della sua vita, quando il padre padrone la relega addirittura nel ruolo di badante di galline. E Angelo, tramite la penna di Angelo, Santina dà una grande analogia di se stessa, che si paragona alle galline stesse, con l'unica differenza che mentre le galline finiscono in pentola una volta che smettono di fare le uova, lei almeno sta al posto suo. Dopo la sua post-adolescenza, Santina incontra Michele, quello che sarà poi il suo futuro marito. Spera così di cambiare la sua condizione, ma ben presto si ritrova a passare da un padre padrone all'altro. E Santina vive nella metà degli anni 70 ed è una donna dell'Italia del Sud. Ma io tante volte, Angelo, vedo questo tipo di analogie tra la tua Santina e le Santine di oggi. Intanto, buonasera a tutti e grazie di essere venuti così numerosi. Ma quello che mi dà forse anche fastidio nelle donne è che le donne sono superiori in tutto agli uomini.
però dopo si perdono e lasciano gli uomini fare quello che vogliono, diventano veramente, non riescono a mostrare quella forza che hanno. Loro ci sono superiori in tutto, vedono le cose prima di noi, sanno stare da sole, non come noi che abbiamo bisogno della donna, no? E quindi quello che mi dà fastidio anche in Santina, ma anche in altre donne, è proprio questa cosa, che la donna viene relegata a essere schiava, a non contare proprio niente, specialmente al di fuori della famiglia. Proprio questa mattina, sentendo parlare del matrimonio, mega matrimonio, pensavo proprio alle donne, alla figura della donna, perché se analizziamo bene il matrimonio, anche noi che ci riteniamo civili e critichiamo quelli che sono ancora sottosviluppati, no? Però se analizziamo i gesti del matrimonio, vediamo un uomo, un maschio più che un uomo, che accompagna la figlia e la consegna a un altro uomo, a un altro maschio, no? Nessuno di noi ci ha pensato, perché vediamo il papà che accompagna la figlia in chiesa, contento di essersene liberato, forse. Però la donna viene passata da un padrone a un altro. Angelo, continuando. Continuando nella lettura, abbiamo che a volte ho avvertito anche un forte dolore leggendo. Santina è una donna completamente abbandonata a se stessa, lasciata totalmente sola. La lasciano sola i figli, eppure ne ha cinque. I più grandi seguono il padre in Germania a lavorare, quindi sono comunque già in età adulta. La lascia sola la sua famiglia d'origine, la lascia sola anche la famiglia acquisita con cognati e suoceri, addirittura in paese, benché Santina abbia subito il tradimento, in paese la voce che circola è quella di donna adultera e di donna poco di buono. Gli unici sprazzi di magnanimità e benevolenza che riceve Santina in realtà vengono fatti dai giudici che devono emettere una sentenza di colpevolezza. Sì, in effetti è stato molto triste anche quando Santina ha ricevuto la sentenza, lei non se ne è nemmeno accorta di quello che stava succedendo intorno a lei, però anche perché dopo in macchina accompagnammo l'avvocato ed io, però lei ha visto i figli che non hanno mai voluto deporre né a favore né contro la madre, né davanti ai giudici, nemmeno durante le indagini svolte dalla polizia. Sono stati sempre distaccati dalla madre, quasi erano uniti tutti e cinque dall'odio verso la madre. E quando la Santina, dopo la sentenza, ha visto i figli, voleva salutarli, però loro si sono rifiutati e lei ha cominciato a piangere. I giudici, che già erano rientrati erano usciti dall'aula, hanno sentito tutti questi rumori, grida, e poi quando hanno capito che lei voleva soltanto, spiegato, voleva soltanto salutare i figli, allora il giudice ha dato ordine al procuratore di accompagnarli in un'aula per farla. I figli non hanno voluto, e anche durante i 3 anni che è stata in galera non hanno mai voluto visitare la madre, fino poi alla fine si sono decisi, ma per altri fatti. E quindi proprio quelli che dovevano punire Santina sono stati quelli che l'hanno aiutata, hanno avuto compassione e comprensione. Alessandra.
Grazie, buonasera. Buonasera. Quando è successo? Avevo poco più di 40 anni. Forse è l'età più bella per una donna, così ho sentito dire. Fino a una decina di anni prima ero stata quasi contenta. Avevo un bel marito che perlomeno all'inizio non mi aveva fatto mancare mai niente. E il Signore ci aveva regalato 5 figli, uno più bello dell'altro. Certo, Michele non era perfetto, l'avrei voluto un po' più espansivo di carezze, ma mi accontentavo. Non ero rimasta felicissima. Quando poco dopo sposati mi aveva detto di voler andare all'estero, ma avevo accettato la sua decisione perché al paese il lavoro scarseggiava e quello che trovava era molto faticoso e mal pagato. La sera tornava a casa con la schiena rotta e un'elemosina in tasca. Tante cose ho dovuto sopportare nella mia vita e ho sempre accettato tutto da tutti. Fino a qualche tempo fa non sapevo né leggere né scrivere, ma quello che solo ho imparato giorno dopo giorno. Nessuno mi ha regalato niente, ho dovuto sempre sudarmelo. Bocciata alla prima elementare, erano più i giorni che non mi mandavano a scuola di quelli che ci andavo. I miei genitori non mi facevano ripetere l'anno. La mamma era incinta del terzo figlio e la gravidanza era difficile. Specialmente negli ultimi mesi stava bloccata a letto. La mia vita è stata un inferno. Dovevo lavorare a casa e badare anche agli animali perché mio padre andava in campagna. Era un bracciante. Quando poi le cose andavano male e beveva, mio padre diventava dir poco intrattabile e mi riempiva di botte, anche per cose senza importanza. Se aveva problemi con il padrone, se litigava con qualche amico, quando tornava a casa ubriaco si sfogava su di me. Ricordo che una volta non avevo nemmeno 16 anni, mi ha fatto uscire il sangue dalla fronte con il manico della scopa e mi è rimasta pure la cicatrice, solo perché mi aveva visto parlare con un ragazzo davanti a casa. La sera, finito di cenare e dopo aver pulito e rimesso in ordine la cucina, mi sedevo davanti alla porta e guardavo gli animali che giravano in cortile. La mia vita era come la loro, anzi, ora che ho conosciuto il carcere posso dire che non c'era nessuna differenza tra me e loro. L'unica, forse, era che io rimanevo sempre al mio posto. Servivo sempre a qualcosa. Mentre le galline, se non facevano più le uova, finivano nella pentola. È quello che abbiamo prima, del quale prima abbiamo parlato. E insieme a questa, alla figura predominante di Santina, nel romanzo ce ne sono altre due figure femminili che sono anche coprotagoniste di Santina. E sono due donne dall'aspetto completamente opposto a Santina. Laura, che è un giudice tedesco che scende lì a Crotone a interrogare il paese, quindi ad interrogare le persone per poter avere un quadro chiaro della situazione. E poi c'è Giovanna, una vecchia fiamma di Francesco, che è l'interprete e la voce narrante. A volte però questi personaggi a me sono sembrati l'alter ego di Santina. In effetti sì, specialmente Giovanna. In comune, man mano che scrivevo, non me ne ero accorto e non era nemmeno voluto, però man mano che scrivevo mi sono accorto che c'era una cosa che era comune a tutte e tre le donne. A parte il fatto che Giovanna era calabrese come Santina, era scappata di casa perché lei voleva continuare a studiare, la madrina non voleva, quindi doveva andare a fare la serva da qualche parte. Però dopo si è realizzata. Ma tutte e tre hanno in comune l'amore. Tutte e tre sono innamorate di un uomo. E questo amore le ha rese schiave. Solo che hanno scelto tre differenti modi per uscirne. Giovanna si è realizzata, si è andata
è scappata, però è scappata pentendosi dopo. La Laura, il giudice tedesco, è fuggita perché ha chiesto il trasferimento. L'unica che ha avuto il coraggio di fare veramente quello che ognuno in quel caso avrebbe, e credo che ognuno di noi avrebbe fatto se nostra moglie, vabbè, non succede, ma un maschio, un uomo tratta così una donna come ha trattato Santina, ha scelto quella via lì, no? Cioè, si può condividere o non condividere, però è l'unica che ha avuto il coraggio di agire. In questo romanzo, io che li ho letti tutti, gli altri, ti ho sentito molto più distaccato, molto più freddo, una mente molto più lucida, diversamente da come scrivi in Erna Dassal e da come scrivi nel Cowboy. Forse sto imparando a scrivere. No, no, è vero. Lo devi fare anche negli altri. È vero. Però nel Capo di Calabria ero troppo legato a Giovanna, quindi non avevo paura anche di muovermi e di fregarmi. In Erna Dassal volevo capire per quale motivo questi due amici dovevo entrare nel meccanismo, e quindi ero anche emotivamente molto occupato in questo. Volevo capire per quale motivo questi due che si amavano tanto e vivevano il loro amore, era una specie di guerra e pace. Quindi si lasciavano, si riprendevano, e fin quando poi. E la storia continua ancora così. In questo invece mi sono comportato come il titolo del libro che lo dice, l'interprete. L'interprete non deve essere un catalizzatore. Il catalizzatore fa sì che un processo chimico vada avanti, lo accelera, però non ne deve essere toccato. E l'interprete è questo. Qui entrano le parole e qui escono. E quindi deve essere anche molto freddo, anche se lo dico con piacere dopo tanto tempo, che ho sempre cercato di aiutare Santina. Ma infatti questo si capisce, ed entra un po' in contrapposizione anche con l'interprete stesso. Questo è stato, tu nel romanzo dichiari anche che con Santina si chiude la tua carriera da interprete, però i giudici ti hanno voluto fortemente a fare, cioè la tua presenza è stata proprio necessaria, la tua capacità di empatia, di entrare anche in sintonia con Santina e di riuscire ad entrare con lei in una situazione proprio molto familiare, ha permesso anche ai giudici di emettere una sentenza, benché di colpevolezza, non adeguata all'omicidio commesso. Il motivo per cui tu poi hai abbandonato questo tipo di carriera, ne sei pentito, hai dei ripensamenti, ti manca questo ruolo? In effetti questo è stato il mio ultimo processo. No, non ne sono pentito, perché io ancora continuo a fare l'interprete. Ho smesso per i distretti di polizia, per i tribunali, ma continuo a farlo ancora oggi, perché ci sono tanti connazionali che chiedono, come sentono che sono tedesco, hanno ricevuto una lettera dalla Germania e vengono. Però è vero, questo, io ora sto qui a raccontare questo romanzo, però non avrei dovuto e potuto, perché quando quella sera a mezzanotte mi chiamò la polizia perché avevano arrestato una signora. Io questa cosa nel libro l'ho scritta, ma non volevo scriverla, perché ebbi quasi un senso di ribrezzo, mi fece paura. Santina faceva veramente pietà, era sporca, mi ha dato la mano, ma subito dopo io ho chiesto il permesso al poliziotto di andare a lavarmi le mani, perché era trasandata, sporca, spettinata,
veramente faceva schifo, no? Però poi arrivando alla fine, quando Santina è uscita, e io sono stata la prima persona che lei ha voluto, lo dice pure, sei l'unica, la prima e l'unica persona che volevo vedere, Santina era diversa, era una bella donna, e anche parlando con lei, aveva, dopo lo dice, dice anche lei, ha frequentato le scuole, ha avuto il diploma di quinta elementare, ho ottenuto, quindi era molto preparata, mentre prima parlava solo il calabrese, e io avevo rifiutato perché conoscevo la famiglia di Santina. Io non potevo, infatti quando vai in tribunale ti chiedo conosci, sei apparentato, sei amico, e dice sì sono amico, allora arrivederci, grazie, ti pagano il fastidio, è finita. E quindi dopo la prima, al mattino alle 8, quando sono uscito dal presidio di polizia di Bonn, ho telefonato subito, anzi veramente non ho telefonato, sono andato direttamente e ho detto che rifiutavo di servire quell'incarico perché conoscevo la famiglia di Santina. E allora la signora Kaiser mi ha tenuto a casa, non mi ha chiamato più, però una sera mi telefonò di sera alle 9 e mi disse di presentarmi l'indomani mattina dal procuratore. E lì una parola alla fine mi ha costretto, tanto tu che cosa hai da temere? Avevo molto da temere perché spesso sono stato chiamato a testimoniare e in aula durante i processi c'erano persone, interpreti, che dovevano valutare le mie conoscenze in italiano e in tedesco, e quindi io non volevo correre di scrivere, chi me lo faceva fare? Invece il procuratore disse che non c'erano problemi, io avevo già dato il giuramento e potevo farlo ogni qualvolta lo avessi ritenuto necessario. Angelo, io ho un'ultima domanda da poterti rivolgere, è una domanda che mio figlio, che è un quasi adolescente, ha rivolto a me. Quando gli ho proposto di leggere il tuo libro, lui ha letto il titolo, poi ha letto la quarta di copertina e mi ha detto: mamma, perché dovrei leggerlo? Ma dovrebbero leggerlo soprattutto le donne, le mamme, le figlie, le adolescenti, perché non so, le donne non devono più sopportare soprusi, perché la Santina di 40 anni fa, ancora oggi, non so dal 1 gennaio quante donne sono state ammazzate, dalle persone che dicono di amare, no? Vi volete svegliare, no? Almeno io ho un figlio maschio, lo sto facendo leggere per questo, perché è inconcepibile una cosa del genere. Passiamo un attimo. La Germania, arrivati in Germania, questi treni, da un treno scende Angelo e dall'altro treno scende Santina. Angelo, grazie alle sue capacità, riesce a diventare un bravo interprete, lavora presso le ambasciate, fa l'interprete nei tribunali. Santina, la vita gli è sempre avversa. Perché? A Crotone la vessava il padre, in Germania è incominciato a vessare il marito e la famiglia e i figli. Ad un certo punto Santina si trova costretta a sopprimere il marito e lì chiaramente va in galera. Ed ecco il destino, la vita, che unisce due persone, una donna ed un uomo del sud, li unisce. Angelo, che si trova a fare l'interprete a Santina, però Angelo non fa l'interprete in modo professionale, lui lo fa come amico, come siamo abituati noi del sud, e tra Santina ed Angelo nasce un'amicizia vera, spassionata, fraterna, quelle amicizie che oggi ce le sogniamo, forse non esistono più.
è talmente spassionata l'amicizia, è talmente fraterna quella di Angelo verso Santina, che dopo tanti anni Angelo se ne ricorda ancora e gli dedica questo romanzo. Io a tal proposito voglio declamare una mia poesia dal titolo L'amicizia, dedicata a tutti voi, perché la cosa che ci accomuna stasera qui è l'amicizia, ed in particolare al nostro amico Angelo. L'amicizia non è la mezza occhiata che si scambia fugace chi si incontra per strada, o quel mezzo sorriso a forza strappato via che non è mai sincero ma sa di ipocrisia. L'amicizia vera, spassionata, fraterna, nasce spontanea ed è quasi eterna. Solo il destino le può cambiar sorte quando inesorabile giunge l'ora della morte. Eppure in quel momento chi è amico fino in fondo si ricorda dell'amico ormai all'altro mondo, perché l'amicizia vera non finisce, è sacra, è un seme che germoglia, che sigilla, consacra la solidarietà fraterna che sanno donare gli amici, che appaga per la vita e fa vivere felici. Ma non è sempre così su sta faccia del crealo. Ci sono amici opportunisti e c'è l'amico scellerato che per viltà tradisce, si vende come a Giuda e la sacralità dell'amicizia con una scusa la ripudia. Ma continua a millantare amicizia a destra e a manca, fatta di interessi e brogli, mai disinteressata e franca. L'amicizia la dona è Dio e non va tradita mai, se l'amico è amico vero ti aiuta a superare i guai, e lo può far con poco, basta che ti stia vicino quando la vita propone le bizzarrie del destino, che a volte è crudele, perseguita, attanaglia, sconvolge l'esistenza quel destino canaglia, ma lascia uno spiraglio l'affetto dell'amico vero che corre, porta conforto e il futuro è meno nero. L'amico infonde speranza, con lui la vita ride, basta un amico a fianco e il ciel per noi sorride. L'amico dà sicurezza e tanto calore umano, e lo può far con niente, basta una stretta di mano. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti, e buonasera naturalmente al nostro autore Angelo del libro, e saluto anche la mia amica Simona che è entrata nel percorso che il libro traccia. Proverò a fare anche una mia lettura, perché i libri sono di chi li legge e le suggestioni sono naturalmente quelle che arrivano. Saluto il presidente del GAL, Cosimo Durante, che è sempre molto attento a tutto quello che accade attorno ai luoghi, ai percorsi, e questo è un libro di percorsi. Dal mio punto di vista è anche un Bildung Roman. Che cosa significa? È un romanzo di formazione. Il protagonista, anzi la protagonista, è una donna, è Santina, che è una donna del sud, una donna con una personalità fragile, vive di emozioni, vede quest'uomo per la prima volta, Michele, e le batte il cuore, lo incontra ad una festa ed è subito quella magia che dà poi l'innamoramento. Felice di ritrovarselo a casa, che chiede la mano al padre e pensa che quella sia un po' l'uscita di sicurezza della sua famiglia, costretta a vivere in una condizione di profonda marginalità, quale quella delle contadine sottoposte al padre padrone, immagina la sua vita, è già stato detto, come quella delle galline. Per le galline c'è un'unica speranza, morire, ed ella non la intravede.
riesce ad intuirla con Michele. Ma già dai primi tratti, da questo primo ballo, Michele è un uomo eloquente. Ci sono dei gesti che sono dei segnali e che dicono che personalità abbia Michele. D'altra parte è un uomo del sud, abituato ad avere tutto. È una situazione posizionale, l'uomo su, le donne giù, che devono subire questa presenza. È la formazione tradizionale che non consente ad una donna nessuna libertà, l'unica è quella di uscire sposa da una casa. E questa è la vicenda. La vicenda poi entra in quello che è un percorso di moltissimi uomini e molte donne del sud, che è quella dell'emigrazione. Angelo ha fatto sul tema dell'emigrazione, perché ce l'ha cucito sulla pelle, tutto un suo percorso. In tutti i suoi romanzi, il Da Gastarbeiter, che è lo straniero lavoratore ospite in una nazione diversa, a tutti gli altri, prima dell'interprete, l'emigrazione è il tema centrale. In questo caso l'emigrazione, come la vede una sposa bianca che rimane qui nel sud, in Calabria o anche nel Salento, perché non è cambiato molto, che vede l'emigrazione come un secondo isolamento. Il marito parte a cercare fortuna, in realtà è un oggetto, è presa e lasciata lì in attesa. I ritorni del marito sono ogni volta segnati da una nuova gravidanza ed è l'unica occasione in cui incontra il marito, ed è il destino di molte donne del sud, e molti uomini del sud hanno lì una seconda famiglia. È stato un classico, sono le spose bianche che hanno vissuto in questa condizione di emarginazione per moltissimo tempo, e l'emigrazione ha significato anche questo, non solo ricchezza. Nel momento in cui segnava ricchezza, segnava anche povertà in moltissimi luoghi. L'unica via d'uscita per Santina è tentare di riprendersi questo marito. Le chiacchiere del paese la connotano come una poco di buono, perché giustamente nessuno può mai accettare che la tenti un moto di indipendenza. Si rivolge addirittura ad una maga, perché cerca di trovare il sistema per riconquistare quell'uomo. È un po', se vogliamo, una Nedda di Verga, isolata. È un po' l'amante di Gramigna, maltrattata dal brigante Gramigna, che la prende a pedate. E questo Michele fa esattamente le stesse cose. Quando ella arriva sperando di trovare conforto, trova che cosa? Un sistema familiare, anche lì posizionale, il padre e i figli sotto, che isolano la madre. Ed è la seconda violenza che la riceve, un colpo al cuore. Quest'uomo che la tratta ancora una volta come il padre la trattava, è lì con le galline giù nella sottoscala a seguire questa vicenda. E questo è il racconto fino all'uscita di sicurezza. L'unico modo per farla finita è che la faccia finita lui, e trova questo coraggio, lo fa anche per salvare la figlia. È l'unica forza che gli rimane, è una Medea disperata, se vogliamo, è però una donna senza strumenti. E il primo strumento che Santina non ha è quello della lingua. Ed è privata culturalmente, socialmente, è una piccola figurina che rimane ai margini, e però poi alla fine diventa forte, esce trasformata, ecco perché è un romanzo di formazione, esce trasformata dal carcere, che è l'unico luogo che le dà la libertà. È incredibile, riesce a riacquistarlo e riesce a riacquistare quella dignità che non ha mai avuto. In questo filo conduttore c'è l'interprete. L'interprete Francesco, che è chiamato a raccontare questa vicenda, e si pone come obiettivo quello di essere un interprete vero delle parole. Ora, che cos'è la traduzione? Da trado vuol dire tradire. Chi fa traduzioni è portato a tradire la lingua. Infatti ci sono parole che sono intraducibili. Pensiamo dal dialetto all'italiano la difficoltà di tradurre. Infatti, quando alcune parole sono entrate nel nostro lessico dell'italiano, che cos'è accaduto? Che i dialettofoni le trasformavano e aggiungevano le vocali laddove le vocali non c'erano, e trasformavano le parole, perché non esistono parole che possano essere tradotte. E questo è accaduto in tutti i casi in cui da una lingua cristallizzata si è passati poi ad un'altra lingua. La stessa cosa accade in questo caso. L'interprete ha timore non solo di dire che
conosce, perché la conosce. Conosce la famiglia, perché l'interprete è lì in Casa Italia. Sapete, Casa Italia sono tutti i luoghi in cui gli emigranti si incontrano all'estero, in cui si racconta la nostalgia, in cui si diventa famiglia, si diventa quella famiglia che si è lasciati. E c'è un legame che unisce tutti, e questo legame è anche il tentativo di costruire linguaggi comuni. Sono dialetti diversi, molto spesso questi emigranti provengono da diverse regioni d'Italia, quasi sempre sono del sud e non conoscono la lingua italiana, è accaduto negli anni della prima emigrazione. E quindi che cosa accade? Una specie di torre di Babele, una polivalenza, le lingue si mischiano, il calabrese, il pugliese, il siciliano, diventano un miscuglio di lingue, e Casa Italia è un po' la casa, è un po' il luogo del ritrovo, della nostalgia, della musica comune, ci si contamina. E l'interprete lì conosce queste persone, ha difficoltà, un'enorme difficoltà, ecco perché dice non solo per rispetto della professione che è un dato, lui non vuole mischiare il sentimento, la sua conoscenza con la traduzione. E questa donna che non ha altri strumenti, si presenta scarmigliata e in una condizione veramente che fa paura, tanto è misera, tanto è terrorizzata della situazione, che l'interprete diventa la sua ancora di salvezza, è colui che traduce la sua condizione. E però presto la sua condizione di vita, la biografia di Santina, i racconti che nessuno vuole fare, guardate, c'è un'omertà, tutti dicono nel paese, perché c'è un ritorno di questo gruppo che deve recarsi in Calabria a raccontare la vicenda con i testimoni che devono raccontare un po' la biografia di Santina. Tutti dicono che sono stati suoi amanti, però al momento dell'interrogatorio nessuno la conosce. È un po' come la fama, che ha mille bocche, mille orecchie, tutti chiacchierano, un po' quello che accade nei paesi, dove la si fa più grande di quella che è, però poi in realtà è terribile. Ed ella è nuovamente vittima di questo, è vittima del padre, è vittima del marito, è vittima delle chiacchiere, è vittima sempre, è in una condizione terribile e non ha nessuna forza del sistema che la vuole così schiacciata. E l'interprete fa un'operazione, guardate, il giudice, le persone che fanno parte del gruppo d'ascolto riescono a capire il dramma di Santina, lo capiscono più loro di tutto un sistema familiare, e questo spiega il femminicidio, spiega il vicinato che tace, che sa, che fa più comodo girarsi dall'altra parte. Una storia di ieri è una storia di oggi, quella è una storia di emigrazioni non tanto distante, perché se vogliamo il romanzo di Angelo è un romanzo che deve portare davvero a fare riflettere, e ci fa riflettere e ci parla anche della contemporaneità, perché quei sistemi non sono mai cambiati. Guardate, il femminicidio non riguarda solo le donne che sono deprivate culturalmente, che non hanno strumenti, accade a tutte di essere improvvisamente vittime di un sistema e di non riuscire ad uscirne, perché è una gabbia forte che ti crea l'isolamento, e non c'è cultura che tenga, non c'è libertà che tenga, perché se sei fragile e vulnerabile lo sarai sempre, ecco perché è anche un romanzo contemporaneo. E poi è un romanzo dei luoghi, è il romanzo della Calabria, è il romanzo dei viaggi, è il romanzo in questo caso degli aerei, ma è anche il romanzo dei treni, perché Angelo racconta un'emigrazione. Solo chi non l'ha attraversata non la può raccontare. E i treni sono lunghissimi, attraversano l'Italia, e il sud è lunghissimo, la Puglia è lunga, la Calabria è lunga, finché non si arriva nei luoghi, Bad Godesberg, che lui descrive, che sono Bonn, che sono colonie, un viaggio lungo, 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 e si dorme, e si mangia, si sta nelle cuccette, e si fa anche lì quello che accade in Casa Italia. E questo è quello che hanno fatto i nostri connazionali, che hanno costruito la ricchezza dei nostri luoghi del sud, a cui dobbiamo dire grazie, mentre adesso fuggiamo nuovamente per un'emigrazione di seconda e terza generazione, che è quella tecno, che è quella che vuole i nostri giovani lì al sud, con strumenti diversi. Ma il primo strumento che questi hanno è la lingua, perché è la lingua che fa uguali. Se non possiedi la lingua, non possiedi nulla. Un uomo vale per quante lingue conosce. E allora Angelo
è Angelo Pettofrezza e può scrivere libri, può fare l'interprete, può essere un riferimento di una comunità, perché conosce di quella comunità le abitudini, le tradizioni, ma conosce soprattutto la lingua. Santina non può, perché non conosce nulla. Ma guardate, non conosce nulla neanche Michele. Sapete cos'ha Michele di forza? Ha quella del maschio italiano che tanto piaceva alle tedesche, che avevano il mito di Rodolfo Valentino e pensavano che potesse essere anche l'uomo focoso, no? L'uomo virile, il maschio che ti prende, perché i tedeschi sono un po' più misurati. E allora si lascia prendere e pensa di essere la prescelta. Ma sapete che cosa fa quest'uomo di terribile? Perché è un'offesa continua a questa donna. Io nel momento in cui l'ho letto ho avuto dentro di me una ribellione. Dico che sei stato bravissimo, Angelo, più che in tutti gli altri. Non è vero che sei stato asettico. Hai raccontato un sentimento che fa venire fuori una molla di ribellione. Quest'uomo impudentemente porta la sua amante in Calabria e la ostenta e lei continua a fare la serva anche a lei. Guardate, lo hanno fatto molti uomini dei nostri luoghi. E le mogli? E le mogli? Le mogli erano lì a osservare questo sistema. E voglio dire che una volta ho fatto l'interprete anch'io di una situazione del genere. La moglie non ha ucciso il marito perché il marito è morto di infarto. Meno male. Ero giovane, facevo l'università. E mentre leggevo pensavo a questa vicenda. Questa povera signora mi portava le lettere che nel periodo estivo, periodo delle vacanze, il marito diciamo riceveva dalla compagna, dalla moglie, dalla donna con la quale condivideva l'altra vita, perché si è divisi il sud e l'altro sud, l'altro nord. E questa donna a un certo punto è venuta nella mia casa e mi ha detto, mi ha chiesto se potevo tradurre le lettere, ed è terribile. E era difficile telefonare. Parlo dei tempi in cui io frequentavo l'università, negli anni Ottanta non tutti avevano il telefono, quindi le lettere erano uno strumento, le cartoline. Io avevo difficoltà a tradurre perché mi sentivo schiacciata in questa situazione, sapevo che cosa dire, ma la moglie sapeva, no? Fino a che una sera ero in casa, venne a chiedermi la cortesia di rispondere al telefono, perché c'era una chiamata dalla Germania ed una voce diceva che il marito aveva avuto un infarto. Dalla situazione drammatica, che non sapevo come tradurre, il marito era quasi morto ed era la moglie, la compagna, l'altra sposa che insomma era lì che chiamava, io non so come dire che ero quasi morto, adesso mi viene un po' da ridere, dicevo non sta proprio quasi bene, ma quasi non sta bene, ma forse quasi è proprio in coma, ma quasi proprio è morto. Come si traduce una cosa del genere? La moglie inizialmente era quasi felice, e ho pensato a Santina, che si sentiva finalmente liberata da questa ipocrisia che doveva sopportare, dovendo raccontare alle vicine di casa che il marito era lì e che manteneva una famiglia e che pensava a lei, perché non solo doveva difendersi, un po' come Santina, dal tradimento doloroso che aveva dovuto subire, ma anche diciamo da quello delle vicine a cui doveva dire mio marito mi ama, è lontano, che attende me. Bene, a quel funerale l'ha pianto come un'attrice. Si era liberata Angelo, non aveva dovuto commettere l'omicidio perché quello era stato l'omicidio perfetto. E nel rileggere il romanzo di Angelo io ho pensato a questa donna, e ho pensato a tante donne che hanno ricevuto lettere, che hanno fatto le serve del marito, del padre e di questi uomini che pensavano di essere un'altra storia spostandosi in un altro luogo. Ed è una storia contemporanea, una storia di libertà. È una storia che ci dice che dobbiamo avere strumenti anche oggi, ed Angelo veramente ha fatto, penso, ha scritto il suo più bel libro. Per me è il suo più bel libro, che merita di essere letto, perché nelle donne scatta un'indignazione nel momento in cui lo si legge, e gli uomini li fa sentire un po' piccoli piccoli, sapendo che da questo bisogna prendere le distanze. È una storia dei sud del mondo, è una storia di emigrazione, di sofferenza e di fatiche. Però ci sono anche tanti uomini che veramente sono stati grandiosi e che hanno regalato grandezze alla nostra terra, e di questi ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti e a loro dobbiamo dire grazie se abbiamo potuto studiare,
se hanno voluto per noi l'indipendenza, se ci hanno fatto crescere, perché dall'emigrazione si esce più forti, si vivono più vite, queste e quelle, si conoscono tradizioni, si conosce tanto, si conosce moltissimo e si entra in relazione con un mondo che non è solo quello degli ulivi bellissimi che noi abbiamo, del vino, ma anche di altro, che è fatto di sfumature della lingua, della diversità che si deve mischiare. Ma la prima ricchezza di un popolo che accoglie e che non deve accogliere in quelle baracche dove gli italiani c'erano, che erano state quelle delle persone che erano prima nei campi di concentramento, che poi sono diventate le baracche dei nostri migranti che partivano in miniera, partivano a fare quell'agricoltura e che venivano selezionati per questo, e però poi si sono inseriti. Gli italiani poi hanno fatto questo percorso, hanno compreso che dovevano integrarsi attraverso la lingua. Alcune popolazioni, anche in Germania, non lo hanno compreso ancora e continuano a mantenere vive la loro tradizione. La tradizione è importante, da dove si viene è sempre importante, ma è importante soprattutto comprendere che in qualunque luogo si vada bisogna essere di quel luogo, e l'integrazione può avvenire soltanto se il primo strumento in cui tu dici pane e sai come tradurlo, quello diventa un elemento, tu dici libro e sai che cos'è, se tu i tuoi figli li fai studiare in quella scuola e se dai quegli strumenti, perché quello è lo strumento della libertà. E quindi l'interprete è qui, l'interprete di un sentimento, di una cultura, di una storia, di una vicenda. Santina è quella donna che si è riscattata dalla schiavitù, l'ho fatto con un gesto estremo, ma si è riscattata dalla schiavitù, e Angelo ha fatto un bel lavoro meritorio da interprete prima e poi da scrittore, raccontando a tutti noi una vicenda che sarebbe rimasta semplicemente soltanto nel suo ricordo, e oggi è un pezzo di memoria per tutti noi. Piacevole sentire parlare la professoressa, veramente non ci si stancherebbe mai. Però devo dire una cosa, la situazione delle donne per esperienza, due aneddoti piccoli piccoli, uno calabrese che mi ha, leggendo il libro me lo sono ricordato, mentre andavamo in un paesino in montagna, bello e brutto, sotto alcuni aspetti poi bisogna vedere. Allora, due anziani, lui in sella al mulo, lei con le redini in mano, rientravano dalla campagna. Nella Carnia lui con l'ascia sulle spalle, lei dietro con la gerla carica di legno, piena di legna, andavano a casa. Nella Carnia coltivare l'orto per l'uomo era una vergogna, doveva fare solo l'operaio, solo il, non mi viene la parola, comunque non doveva coltivare la terra, non doveva fare il contadino, perché lo facevano tutte le donne, quindi tutti i posti ci sono così. Adesso Alessandra ci leggerà un altro passo. E quel passo dell'incontro con Giovanna e Francesco, che mi sembra un po' più leggero. C'è mia moglie qui. Non l'abbiamo raccontato, no? Perché poi il narratore, però solo questa impressione. Il narratore fa quello che lo scrittore di storie non fa, cioè dice quello che la storia non dice, può permettersi licenze poetiche, può anche inventare. Quindi la storia con Giovanna signora può essere anche finta, può essere anche esagerata, perché non possiamo impedire ad una penna di scrivere, no? Altrimenti dovrebbe proprio limitarsi, e quindi lasciamo anche, lui ha detto c'è mia moglie in sala, quindi non è detto che sia mai stato. Questo è anche gli stessi, passeggiai a piedi nudi sul bagnasciuga e di tanto in tanto l'acqua mi sfiorava i piedi. Era fresca e mi provocava dei piccoli brividi di freddo che, anziché disturbarmi, mi davano una strana sensazione di piacere. Rilassato, senza pensieri, mi godevo quel momento di solitudine. Quando scorsi una bella conchiglia sulla sabbia, la raccolsi, la sciacquai e la avvicinai al naso per annusarla. Il profumo del mare mi invase le narici
e quasi senza rendermene conto mi sedetti. Continuavo ad ammirare la conchiglia, rendendomi man mano conto che un velo di tristezza stava catturando il mio animo. In un improvviso moto di rabbia la scagliai in mare, colpevole di avermi fatto ricordare le ultime ore trascorse con la mia Giovanna, prima di perderla per sempre. Il ricordo di lei tornò nitido e chiaro davanti ai miei occhi. Quella sera, prima della partenza da Crotone, eravamo stati a cena in un ristorante sul mare, poco lontano da dove mi trovavo ora. Tornando in albergo, Giovanna mi aveva chiesto di fare una passeggiata sulla battigia. Amava la fresca brezza notturna che le accarezzava la pelle. A un certo punto si era fermata per accoccolarsi a terra e mentre percorreva la sabbia con le dita aveva trovato una conchiglia. Me l'aveva messa in mano, pregandomi di riportarla in tasca per portarla con noi. La voglio conservare, aveva detto. Tutte le volte che la guarderò mi ricorderà quei momenti trascorsi con te. Giovanna era sempre stata bella, ma quella sera lo era in modo particolare. Seduta di fronte a me, portava i capelli legati dietro la nuca, ma una ciocca dei suoi riccioli biondi era sfuggita, andando a coprirle una parte del viso, mentre la luce della luna alle sue spalle le dava un non so che di surreale, quasi fiabesco. Un quadro bellissimo e indescrivibile. Sembrava una ninfa uscita dalle onde. Grazie. E te ne devi fare di due passi? Io prendo tutto. Adesso Angelo si sposterà al tavolino dei libri per chi compra il libro da scrivere e poi scriverà la dedica e poi aperto il buffet. Grazie. Grazie a tutti. No, io ringrazio tutti e volevo dire soltanto una cosa ancora. Chi è emigrante, è stato emigrante, rimane sempre emigrante. Perché l'essere emigrante è come una pelle che ti porti, che ti cuce addosso, non te la puoi togliere mai. E per tornare al vivere in una terra straniera, no? Io sono emigrante anche qui, se vogliamo. Io ho fatto un'emigrazione al contrario, però più difficoltà, si incontrano più difficoltà a tornare nel paese di origine perché si crede di tornare a casa. Invece quando si arriva qui dopo tanti anni non si conoscono più amici, non si conosce più nessuno, si conosce soltanto la lingua e si hanno abitudini diverse, perché vai in banca e vuoi fare un bonifico, prima lo devi scrivere a mano, poi dare a lui. Invece in Germania vai al bancomat e puoi fare trasferimenti anche di centinaia di migliaia di euro. Quindi se tu però sei consapevole di queste cose, di queste differenze, ti troverai bene anche tornando in Italia. Se non lo sai e non sei pronto a questo, come mia moglie ieri sera, che si arrabbiava col muratore, dico, ma qui è così, dicono, veniamo, e vengono quando vogliono. Quindi se ti arrabbi, non devi stare qua, te devi andare là, con la speranza che lì sia più bella la vita, ma non credo. La vita è bella ovunque, sia in Germania che in Italia, che in Svizzera, che in altri luoghi. Voglio ringraziare oltre a voi tutti il Conte Zecca per l'ospitalità, la squisita ospitalità e per il fastidio che abbiamo dato. Ringraziamo il Conte Arcibiade per il tuo presente. Quindi, buona serata, grazie a tutti. Chi prende il libro, Angelo si sposterà, per gli amici è aperto il buffet.